Ok, ho sentito questa cosa così tante volte che questo qui è un viaggio praticamente obbligato. Ora, qui è tutto molto bello, a partire dall'hotel. Per arrivare alla bellissima spiaggia. Bellissima anche la vista di Tel Aviv dalla città vecchia. Ora ma la cosa che rimarrà negli annali è la visita a Masada. Con sveglia disumana e un tempo che non prometteva niente di buono, siamo arrivati così presto che la vista era questa. Quando si dice partire di buon'ora, ovviamente la funivia non va, quindi tutti su per il sentiero del serpente. È un nome rassicurante. I primi 20 minuti passano così. Poi le prime luci, che non cambiano quello che c'è da fare sul sentiero. Ora finalmente si vede tutta la strada fatta e qualcuno preferisce godersi la vista. Basta. Dillo in camera se hai il coraggio. Basta. E invece si continua. Ormai sarebbe più faticoso tornare indietro. E finalmente in cima. Dai, è volata. La vista è sul Mar Morto, che si trova a 400 metri sotto di noi. La fortezza divenne nota per l'assedio dell'esercito romano e per la sua tragica conclusione. Com'è questo posto? Bellissimo. Ci sono morti qui. Tipo io. Neanche il tempo di riprendersi ed è ora di tornare. Maledetti, non avrete mai i nostri polpacci. Tornati per magia in hotel, lascio che i numeri parlino per noi. Qui sento profumo di Guinness. Ma neanche il tempo di riposarsi, che è il giorno del compleanno, quindi visita Gerusalemme, sulle tracce della figura storica più importante di sempre. Cristianesimo a parte, se dubitate che Gesù, in quanto uomo, abbia cambiato tutto più di qualsiasi altro, vi chiedo solo, sapete dirmi in che anno siamo? Altra tappa fondamentale qui è il muro del pianto, dove faccio ben due errori. Non ho preparato nessun foglietto da lasciare nelle fessure del muro, quindi addio desiderio. E me ne vado dando le spalle al muro, quindi addio anche al desiderio espresso a voce. Ultima tappa, il giardino degli ulivi. Per poi tornare in serata a Tel Aviv, forse senza desideri esauditi, ma con delle esperienze indimenticabili. Da che gate partiamo? Ma dai, 33, come gli anni di...